ragazze, questo è il trucco che ho deciso di fare oggi. E ho usato la collezione natalizia di Pupa. Metti la camera? Ok. La collezione di Pupa per Natale che si chiama Rebel Chic. Sicuramente l'avrete già vista in profumeria. Adesso partirà il tutorial di questo trucco. Spero che vi piaccia. Bacione! Dopo aver applicato la base per ombretto, vado a prendere l'ombretto blu, ok? Con un tenero bagnato e lo applico su tutta la palpebra mobile. Poi prendo un pennello più sottile e vado avanti con l'ombretto blu, però con un pennello così sottile riesco ad essere più precisa, quindi vado nell'angolo interno dell'occhio. Rimango piuttosto bassa, non vado tanto in alto. E invece verso l'angolo esterno vado molto più alta, ok? Vado verso il sopracciglio. Allora, mi sono dimenticata di registrare la parte in cui mettevo l'ombretto rosa. Vi spiego cosa ho fatto. Ho preso questo ombretto con un pennello come questo, quindi da sfumatura ma che rimane comunque sottile, e questo l'ho usato giusto per applicare il colore, quindi per mettere l'ombretto rosa diciamo sulla piega dell'occhio, ok? Quindi mi sono concentrata di più verso la parte finale, verso l'angolo esterno. Ok, vedete? E poi ho portato, sempre con questo pennello, ho portato un po' di colore verso l'angolo interno. Poi ho preso il pennello da sfumatura, trovato questo pennello, e sono andata a sfumare il rosa con il blu, perché non ci sia un taglio netto tra i colori, e ho portato, sempre sfumando in questo modo, ho portato un po' di rosa anche qui verso l'angolo interno. In poche parole, quello che voglio fare è allungare l'occhio, quindi applicherò molto più colore verso l'angolo esterno e rimarrò piuttosto bassa verso l'angolo interno, questo sia con l'ombretto blu sia con l'ombretto rosa. Quindi vedete che anche qui il rosa è più concentrato verso la fine, ne mettete di più qui e poi lo sfumate poco a poco verso l'angolo interno. Questo è tutto quello che ho fatto, quindi in teoria non vi siete perse molto, anche se sarebbe stato meglio registrarlo, però capita. Ora vado a prendere un tovagliolo di carta e vado a pulire i bordi. Questo è quindi il risultato di quello che abbiamo fatto fino adesso. Ora vado a prendere un bianco, questo è un bianco rosato, un bianco con riflessi rosa, molto molto bello, e lo vado a mettere sotto il sopracciglio, col dito, perché in questo modo rimango molto molto leggera. Non voglio caricare troppo perché è un trucco già abbastanza particolare, quindi con questo colore vado giusto a creare un punto luce sotto il sopracciglio. Adesso, arrivati a questo punto, vado prima a pulire questa zona dell'occhio, perché vedete che mi è caduto un po' di ombretto blu, vado a pulirlo bene.
poi metto le ciglia finte e torno. Dopo aver applicato le ciglia finte e passato il mascara solo sulle ciglia superiori, e state attente a non sporcare le ciglia inferiori. Vedete che questa zona deve rimanere pulita. Vado a prendere un pennello come questo, quindi da eyeliner, ok? E l'ombretto blu, e vado a metterlo sull'attaccatura delle ciglia inferiori, stando però attenta a fare una linea molto sottile. State proprio attaccate alle ciglia. Ora, per quanto riguarda gli occhi, abbiamo finito. Vado a fare le guance e le labbra. Prendo questo blush, che è un rosa chiarissimo. Poi, come ultima cosa, le labbra, e uso questo lip gloss. Vi mostro giusto quali sono i prodotti che fanno parte di questa collezione. Poi, per avere più informazioni, più dettagli, per sapere quali sono le mie impressioni, prezzo, eccetera, eccetera, vi rimando al mio blog. Qui sotto troverete il link e troverete il post riguardante proprio questa collezione. Ok, allora gli ombretti della collezione sono 4. Vi mostro prima il packaging. Vedete questo nero lucido con queste borchie, e all'interno si presenta così, quindi c'è questo specchietto. L'interno è metallizzato. Vedete quanti brillantini? È molto molto brillantinoso. Non solo lui, tutti e quattro gli ombretti sono molto brillantinosi, molto molto scintillanti. Vedete che bagnato poi diventa ancora più vibrante il colore. Comunque è molto pigmentato. Vedete? Rimane comunque molto bello anche da asciutto. Però chiaramente da bagnato il colore diventa molto più vibrante. Ok, poi devo andare più velocemente, altrimenti la review finisce che la faccio all'interno del video. C'è questo grigio argento, questo è il numero 1, anche questo molto bello. Gli swatch ve li faccio qui perché secondo me con la telecamera si vede meglio. Vedete che tutti questi brillantini danno un effetto quasi bagnato? Ok, bellissimo. E poi, questo deve essere il viola. Ecco il viola. E poi il rosa. Ok, questo è il rosa, cioè giudicate voi. Bellissimo, guardate, questo è il rosa. Sono pieni 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 di brillantini, sono molto 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 brillantinosi, tanto che vedete dà un effetto quasi quasi bagnato. Poi c'è il blush, che e questo rosa molto chiaro, rimane molto leggero sul viso e va a illuminare tantissimo. Poi c'è il rossetto, e il rossetto è scuro, questo è il packaging nero, è un colore scuro come la mia maglietta. Sì, somiglia molto alla mia maglietta. È un, non so, un borgogna, potrebbe essere, un po' come lo smalto che ho su. Ok, vi faccio lo swatch.
scrive tantissimo e sono molto 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 morbidi. Eccolo qui. Vedete? Questo è il colore. Questo qua è quello che so io. Color melanzana, borgogna, non lo so. Poi c'è il grigio che secondo me è molto molto carino questo, è molto particolare. E poi c'è questo rosa, un rosa scuro. Io non sono brava a descrivere i colori, quindi diciamo credete più al video che a me. Ecco. Questo è il colore. E infine c'è questa confezione con all'interno la polvere scintillante per corpo e décolleté, che adesso vi mostro. Eccola qui. Anche qui la confezione è nera, qui le borchie sono rosa, c'è questo pelo rosa. Se voi tirate su, vedete che qui giù c'è tutta la polvere. E qua su c'è questo pennello, ok? E questo l'ho usato ieri sera che sono andata con mia sorella fuori a bere qualcosa, non a bere a sbronzarci, no. E è molto carino, anche se io non come per la collezione autunnale, anche per questa invernale, forse è il pezzo che mi piace di meno, ma perché io non sono una che usa tanto le polveri scintillanti né per capelli né per il corpo. Se le uso, quelle poche volte che le uso sul décolleté e via. Comunque, per avere più informazioni, più dettagli, appunto, vi lascio il link qui sotto. Ciao, bacione.